Buongiorno ragazzi, buona domenica. Allora, ho appena visto la notizia dell'esonero di Alessio Dionisi dalla panchina del Sassuolo. Sinceramente sono un po' dispiaciuto, perché Dionisi è un allenatore che a me piaceva, che ha saputo dare continuità al ciclo di allenatori con una certa filosofia di gioco, da Di Francesco, passando per De Zerbi, poi Dionisi, che è stato bravo a raccoglierne il testimone dall'attuale allenatore del Brighton. Una squadra che ha sempre giocato un bel calcio, il Sassuolo, sin da quando è salita in A, e non ha mutato la sua filosofia credendo in un tipo di gioco, in una filosofia di gioco in tutti questi anni. Naturalmente, se fossi come la parte uguale e contraria degli zombie, come vengo tacciato, a quest'ora dovrei stare saltando, dovrei esultare per la cacciata di Alessio Dionisi. Invece no, non lo sono. A parte il fatto che Alessio Dionisi, un ragazzo serissimo, la sua squadra giocava bene a calcio, semplicemente gli sono venuti a mancare gli elementi. Semplice. Se in 2 anni passi dall'attacco Scamacca, Raspadori, Berardi a Berardi costantemente infortunato, l'Orientè e non ricordo chi altri, e Pinamonti, beh, ci sarà una piccola differenza, no? Togliamo Berardi, che è sempre infortunato, gli è anche mancato per gran parte della stagione, che è l'uomo decisivo, ma proprio questo vi doveva far capire una roba. Proprio questo è indice di una roba che purtroppo, quando si arriva a dipendere da un solo giocatore, è lì il primo segno di decadenza. Il primo esempio, la Juventus, quando prende Cristiano Ronaldo, smette di essere squadra. Smette di essere squadra e inizia la decadenza, non per le questioni economiche marotte e tutte le cazzate che vi raccontano, ma era il campo. Il problema è ed è sempre il campo. Il campo era e resterà l'unico giudice supremo. Il resto sono solo stronzate. Purtroppo gli è venuto a mancare il materiale umano. Quando finisci, pur avendo una determinata filosofia di gioco, quando ti vengono a mancare gli elementi, signori, e soprattutto questa è l'altra dimostrazione che quando c'è da portare il culo a casa, le filosofie, meritavamo, non perde mai, lascia 3 punti, sono tutte cazzate. Il non perde mai, lascia 3 punti, che qualcuno ha voluto far passare come la madre di tutti gli esempi calcistici, il non perde mai, lascia solo punti, lo puoi fare quando sei fra l'8º, il 12º, il 13º posto, quando devi vincere, oppure quando ti devi salvare. Le chiacchiere stanno a zero, c'è da portare le chiappe a casa a prescindere da come le porti. E in questo momento, ma non è che sto dando la colpa al gioco del Sassuolo, attenzione, oh! No, non è così, assolutamente. Non è così. Anche se delle volte aiuta, vedi Verona, ma il Verona, il problema del Verona, se il Verona non è sprofondato è perché ha un bravissimo allenatore, che nessuno cita, Marco Baroni. A proposito, ieri vi ho citato Castori, perché nessuno parla di questi allenatori di cosiddetta seconda fascia. Dategli la possibilità e vediamo se sono di seconda fascia. Marco Baroni ha sempre fatto giocare bene le sue squadre, che sia la Juve Primavera, che sia il Lecce, che sia il Benevento, ha sempre ottenuto risultati Baroni. Ma naturalmente questi sono figli di un dio. Mediaticamente questi sono figli di un dio minore, questi misteri. Allora, lo stesso Dionisi,
Sì, c'è stato un periodo. C'è stato un periodo in cui era un po' sulla cresta dell'onda, ma per essere sulla cresta dell'onda basta che batti la Juventus o pareggi con la Juventus. E automaticamente ci sali sulla cresta dell'onda. È tutto un circo mediatico, per dire un circo e basta. Spiace, ma io è parecchio che vi dico che il ciclo Sassuolo sta volgendo alla fine per mere questioni economiche. Perché il ciclo Sassuolo ha avuto una continuità finché c'è stato un solo padrone, che era Squinzi. Che era Squinzi. Morto Squinzi, purtroppo c'è un'eredità da dividere e giocoforza, chi si occupa della squadra ha meno possibilità economiche, dovendo dividere con i fratelli, sorelle, non so la composizione, lo stato di famiglia Squinzi, dettandomi il testamento, non lo so, sto ipotizzando e non prendete per oro colato. Purtroppo vengono meno le possibilità economiche. Volpato, Missori. Questa è stata la campagna acquisti del Sassuolo quest'anno. Io ricordo un Sassuolo con Scamacca, Raspadori, Locatelli, De Frel che mi sa che è ancora nel Sassuolo, ma non gioca e non gioca. Acerbi, Kirikesh. L'unico superstite, oltre a Berardi, è Consigli, quel Sassuolo, Duncan, Sansone. Ricordo che il Sassuolo ha centrato anche la qualificazione all'Europa League, con Di Francesco in panchina, se non sbaglio. Adesso purtroppo è un po' in tono minore, in scala minore, la parabola del Parma. La parabola del Parma che... Sì, qualcuno mi paragonava il Bologna di attuale al Parma. No, calma, calma. Il Bologna aveva il Parma aveva la Parmalat dietro, sì, fino al crack. Aveva un colosso come la Parmalat dietro. E non era esattamente la stessa cosa. Sì, Saputo è un buon presidente, che tiene giusto sulla linea di galleggiamento. Bravo Thiago, bravo Sartori che hanno fatto questa squadra. Che hanno scoperto e valorizzato alcuni talenti. Il Sassuolo purtroppo è chiaro che deve lottare per salvarsi. Perché diciamo, io dico una roba, non è che lo do già per retrocesso il Sassuolo, assolutamente no. Assolutamente no. Anche perché. Noi quando parliamo di salvezza quest'anno dobbiamo fare un ragionamento cinico, brutto da dirsi, ma dobbiamo fare un ragionamento. Per me Verona e Salernitana sono già andate, nonostante il Verona abbia ottenuto i risultati, se la sia giocata con l'Inter, con la Juve, con Napoli, eccetera, eccetera. Il Verona alla lunga crollerà, perché adesso è un po' come l'anno scorso quando la Juve fu penalizzata, che tirò fuori subito dopo la penalizzazione quelle due o tre prestazioni, tra cui quella in Coppa Italia con la Lazio, due o tre buone prestazioni. Ma poi quando reagisci di rabbia, la rabbia poi esaurisce e sei svuotato e poi finisci per crollare, come è crollata la Juventus nell'ultimo mese della scorsa stagione. È come quando non hai una solidità di base e reagisci solo sugli impulsi, ora la rabbia, ora l'entusiasmo. Basta uno switch negativo e crolla tutto. Così è nel calcio. A meno che tu non sia una squadra ben strutturata anche dal punto di vista mentale, oltre che dal punto di vista tecnico. Io do già giù per scontate Verona e Salernitana. Il resto se la giocheranno il Cagliari. Il Sassuolo, la stessa Udinese e no, l'Empoli non credo, perché l'Empoli ha spiccato il volo. Nicola è un mago, ma a parte che chi dava per spacciato l'Empoli inizio campionato, io non so con quale quando noi si vinse 3-0 in casa loro,
Che poi quel dare per spacciato l'Empoli altro non era che sminuire i meriti sempre di quella persona lì, parlo della partita di andata. Ma io ho sempre visto una squadra che gioca bene a calcio. Io ho visto una squadra che quando aveva ancora 0 punti in classifica è stata una delle poche a mettere davvero in crisi l'Inter. L'Empoli, parlo dell'Empoli sempre. Ho visto una squadra ordinata che ha cambiato poco e nulla. Ora Baldanzi è andato lì dove è andato. Però Niang, Zurkowski a gennaio si sono rinforzati non poco. In più hanno preso questo allenatore che è il mago delle salvezze. Oramai questi hanno spiccato il volo e penso si salveranno abbastanza tranquillamente. Cagliari, Udinese, Sassuolo. E l'altra, se perde oggi, è il Frosinone. Anzi, a proposito di Juve-Frosinone, io vi dico una roba. Secondo me né l'uno né l'altro allenatore finiscono la stagione. O almeno uno dei due non finisce la stagione. E ve lo dissi. Perché uno, perché sì, per me sarebbe un errore comunque, perché quando uno abbraccia un progetto non è che al primo inciampo poi lo abbandoni. Oddio, anche se la serie degli inciampi comincia a essere consistente, degli inciampi del Frosinone comincia a essere piuttosto consistente. Però diciamo che il Frosinone ha i singoli per salvarsi, ha una buonissima squadra per salvarsi il Frosinone. Gli manca quella solidità, un po' quella solidità che gli dette Grosso l'anno scorso, e non ne escludo un ritorno di Grosso a Frosinone. Attenzione al posto di Di Francesco, perché se l'acqua comincia a farsi pericolosa, poi vedete che il bel gioco non regge più. Poi vuoi i risultati, sì, puoi divertire, ma se a casa mi porti 0 punti, sì, Frosinone e Monza, gran bella partita, ma hai perso. Hai fatto 2 gol, ma ne hai presi 3, hai perso. Se non c'hai una solidità di base, sì, Suleca, io, George, Mazzitelli, Brescianini e tutti questi qua. Però qua, io per esempio ho visto Frosinone Roma, cioè la Roma è stata messa lì nella propria area di rigore fino al gol di Huijsen, dopo non c'è più stata partita. Questo è indice di fragilità mentale. E attenzione, a proposito di questo, a battezzare per campioni, già per campioni, questi che sono a Frosinone, attenzione. Anche perché, sì, ma ora lottano per la salvezza, giocano nel Frosinone, sì, ma guardate che lottare per la salvezza, da un certo punto di vista, è come lottare per vincere. Hai degli obblighi, hai delle pressioni, e lì si valuta la consistenza. Ecco perché, a proposito di Juve Frosinone, secondo me, o almeno uno degli due allenatori non finisce la stagione, se non tutte e due, cioè, per svariati motivi, di cui alcuni diversi. Sì, sicuramente legati al campo, ma fino a un certo punto, soprattutto per quel che ci riguarda, fino a un certo punto, sì, il campo, ma fino a un certo punto. Che è chiaro che con questa esasperazione non si può andare avanti, perché è esasperante per noi trattare sempre lo stesso argomento, figuriamoci per i diretti interessati. Perché arriva un punto in cui non ce la fai più, scoppi, e in genere quando dalla bottiglia di champagne, a furia di agitarlo,
togli il tappo, poi esce fuori tutto. Poi esce fuori tutto, schiuma e tutto esce. Mi dispiace per Stefano Dionisi, però is jungle law, è la legge della giungla. Uccisi, uccidere per non essere uccisi, uccidere per non essere uccisi, la legge della giungla, purtroppo. E Sassuolo ci è pieno fino qua. Tra l'altro c'è questa mezza notizia, non so se sia vera, che pare che Ranieri si sia dimesso, ma poi gli siano state fatte ritirare le dimissioni. Non so. Fatto sta che per me il Cagliari in quella posizione era e resta un mistero. Era e resta un mistero per me il Cagliari in quella posizione di classifica così precaria. Non lo so davvero. Vabbè, voi iscrivetevi al canale. A più tardi.